Buona giornata, buona settimana, bentornati con Dai Break 24 Olimpia. Stamane il nostro telegiornale vive in diretta la finale dello skit donne, in cui è impegnata la nostra rappresentante italiana Diana Bacosi, che è in lotta per una medaglia. Vedremo se sarà d'oro o d'argento. Proprio in questo momento c'è l'ultima serie di tiri al piattello. C'è la cinese Mei, che adesso deve andare con il secondo percorso di piattelli a sua disposizione. Ecco i piattelli che arrivano, li ha centrati tutti e due, quindi siamo a 41 piattelli su 50. Ecco, adesso c'è la nostra Diana Bacosi che punta al suo barrage di piattelli, cercate il primo, centrato anche il secondo. Vediamo un attimo come si evolve per Diana Bacosi, che in questo momento sta lottando per una medaglia. Ecco i piattelli che partono, il primo e il secondo. Giocata al meglio, solamente un piattello centrato è un errore. Adesso è il turno della americana Welsh. Parte in questo momento il primo tiro, il primo piattello è andato, il secondo no. C'è un tiro supplementare per l'americana. Vi ricordo che ecco qui l'americana Amber English. 41 piattelli su 50, quindi dovremmo essere verso la fase finale di questo atto conclusivo dello skit. Li ha centrati tutti e due l'americana Amber. E allora vediamo la situazione aggiornata con al momento Diana Bacosi con 41 piattelli centrati al secondo posto, la Amber americana è a 42, quindi prima, e poi terza la May alla Way, scusate, a 40. Ma intanto che seguiamo le vicende della finale dello skit donne, vi dico che tra ieri e questa mattina sono arrivate delle medaglie importanti. Ieri ben tre, sono stati tre bronzi, uno più bello dell'altro e con tante belle storie da raccontare che hanno riguardato ovviamente il judo, hanno riguardato anche il sollevamento pesi ed hanno riguardato un'altra importante disciplina che di questi tempi certamente è fondamentale seguire, anche il ciclismo. Ed in questo servizio l'abbiamo riassunto così. Era stata la Puglia a regalarci le prime due medaglie delle Olimpiadi nipponiche. Nella domenica afosa italiana sono le donne a raccontare le medaglie e anche uomini della seconda giornata di Tokyo 2020. Odette Giuffrida prima, Laura Longoborghini poi e Mirko Zanni successivamente. La prima judoka vuole essere protagonista nella finale del bronzo nel judo, almeno nel ripescaggio, contro la Magyar Apup. L'impresa si rivela tra di difficile ma non impossibile. L'Azzurra sa di non fallire e al minuto supplementare piazza Lippon vincente. Altra storia per la Longoborghini. Delusa 5 anni fa a Rio, la ciclista italiana nella prova su strada femminile gioca bene le sue carte, sapendo che ci sono avversarie più agguerrite. Mai dare nulla per scontato, lei si inserisce con calma, senza eccessivo altruismo e nell'ultimo chilometro stacca tutti e si va a prendere un bronzo strameritato. Alla conclusione della giornata nipponica arriva a sorpresa l'ultima medaglia, un bronzo di Mirko Zanni nella categoria sollevamento pesi che mancava dalle Olimpiadi di Seul 88. Mimmo Siena, World News Sport 24. E dunque la pattuglia azzurra continua a regalarci emozioni, altre medaglie sono arrivate nella mattina italiana, quindi meno di 2 ore fa, le prime medaglie dal nuoto. Allora argento per la staffetta 4% stile libero, che ha piazzato anche il record italiano 3, 10 e 11, loro è andato alla squadra americana. Sorpresa invece per davvero il bronzo ottenuto da Nina
Nicolò Martinenghi nella gara dei 100 metri rana. L'azzurro ha sfiorato di poco il primato italiano, 53-33. L'ora è andata all'Inghilterra argento all'Olanda. Intanto ricordiamo che per quanto riguarda una medaglia è in corso in questo momento, ci si attende di capire quali sarà il percorso di Diana Bacosi nella finale dello skeet femminile. Stiamo parlando di tiro al volo con l'americana Amber, che in questo momento è in testa alla classifica con un piattello di vantaggio nei confronti proprio della nostra azzurra. Tra l'altro, adesso l'americana ha sbagliato e dunque potrebbe profilarsi anche un barrage. E terzo posto intanto per la cinese Wei. Attenzione, quindi si va al barrage tra l'americana Amber e l'italiana Diana Bacusi. Mamma mia, questo è un risultato che vediamo praticamente in diretta in questo momento. E ovviamente potete immaginare anche un po' di capire come andranno le cose. Dunque si va al barrage tra Diana Bacosi, 47 piattelli centrati su 50, e l'americana Amber English, 47 piattelli centrati su 50. Quindi si va al barrage, vedremo cosa ne scaturirà, ma evidentemente questa è una diretta che prosegue. Vedremo un po' quali saranno gli sviluppi, sempre pronti comunque ad interrompere eventualmente i servizi che avevamo preparato. Tra l'altro adesso ci occupiamo di cultura, usciamo un attimo dal contesto olimpico per dire che la tappa della rassegna Il libro possibile per la prima volta è arrivata sul Gargano, sta proponendo una serie di incontri e di interventi importanti. Uno è quello dell'economista Carlo Cottarelli, che ha parlato anche di vaccini e della Puglia. Lo ha intercettato per noi il collega Saverio Serlenga. Sentiamo. Allora, Carlo Cottarelli, al Libro Possibile di Vieste, qual è la ricetta per far rinascere l'Italia dal punto di vista socio-economico? Prima cosa vacciniamoci, ecco, perché se non ci vacciniamo e dobbiamo ricominciare a fare le chiusure per evitare il diffondersi del contagio. Se facciamo i vaccini evitiamo le chiusure, se dobbiamo fare le chiusure diventa un problema serio perché anche psicologicamente pensare di dover ricominciare a chiudere sarebbe davvero un problema. Se evitiamo le chiusure quest'anno possiamo crescere più del 5% anche secondo me. Da Conte a Draghi, che cosa è cambiato in Italia? Beh, insomma, c'è, mi sembra, più rapidità nel fare delle cose, meno parole, più fatti. Oggi qui a Vieste, il libro possibile, la Puglia, una regione che sta crescendo anche dal punto di vista economico. Sì, la Puglia è fondamentale non soltanto per il Mezzogiorno, ma per tutta l'Italia. Io vedo tanta vitalità in Puglia, fra l'altro dal punto di vista culturale la Puglia secondo me è forse la regione, ma forse anche il Veneto e la Puglia sono insieme le regioni con più eventi di questo genere, quindi io torno sempre qui molto volentieri. Allora, torniamo in diretta. Barrage nello skeet femminile tra l'americana Amber e Diana Bacosi. L'azzurra ha sbagliato poco fa il suo tiro al piattello. Quindi, in questo momento, nel barrage che vede protagonista Diana Bacosi e l'americana. L'americana in avanti di due piattelli, 53 contro 51 dell'azzurra, che probabilmente, salvo situazioni dell'ultimo minuto, potrebbe aggiudicarsi la medaglia d'argento. Ecco che Diana Bacosi in questo momento va al passaggio del suo piattello, messo in evidenza bene, la centrata 53 su 60 da utilizzare. Nuovo passaggio per quanto riguarda Diana Bacosi in questo momento, centrato bene anche i piattelli successivi, quindi 55 su 60, molto bene. Ha agitato il pugno. Attenzione, perché adesso per l'americana Amber potrebbe essere il momento decisivo di questo barrage.
Ecco il primo, i primi due sono andati a segno, 55 su 60. Ancora la under al secondo giro di Piattelli da colpire. È andata, vediamo un attimo, 56 ha fallito la formazione, ha fallito l'atleta americana. Attenzione, per cui vediamo un attimo cosa succede. Crediamo sì. Allora, l'americana Amber ha vinto la medaglia d'oro. Splendida invece la medaglia d'argento conquistata da Diana Bacosi nella finale dello skeet tiro a volo donne. Quindi arriva un'altra medaglia per l'Italia con Diana Bacosi, che è seconda, è arrivata seconda nella finale dello skeet femminile tiro a volo individuale donne. Quindi oro per l'americana Amber, argento bellissimo per l'italiana Diana Bacosi, e poi il bronzo è andato alla cinese Wei. Quindi vi abbiamo raccontato davvero in diretta questa mattina questa bellissima finale che ha visto protagonista la nostra rappresentante italiana, e dunque per effetto di questo risultato siamo saliti a un oro, tre argenti e quattro bronzi. Vediamo se la regia è in grado di dirci: tre argenti esatto e quattro bronzi, per cui questo è sicuramente un elemento importantissimo. Quindi ricordiamo ancora una volta Diana Bacosi, medaglia d'argento nella finale dello skeet individuale donne a Tokyo 2020. Bene, con questa bella notizia noi chiudiamo questa edizione in diretta di Dai Break 24 Olimpia. Ma prima di salutarvi, possiamo avere anche il tempo di andare a sentire le previsioni del tempo di questo inizio settimana, e lo facciamo con il nostro meteorologo Adriano Cotugno. Salve a tutti e ben ritrovati. Non siamo abituati ad utilizzare termini sensazionalistici su questo giornale, ma c'è davvero poco da dire per questa settimana. Infatti, l'inferno è alle porte. La Puglia è pronta a vivere insieme a gran parte delle regioni centrali e meridionali l'ennesima ondata di caldo di matrice africana che raggiungerà proprio le nostre regioni nel corso di queste ore, si intensificherà durante questa settimana. Infatti, il carattere fondamentale di questa ondata di caldo non è soltanto l'intensità del caldo, ma anche la durata. Ci farà compagnia per tutto il percorso di questa settimana e addirittura il prossimo weekend potrebbe ulteriormente intensificarsi. Le temperature saliranno a 40 gradi, in alcuni casi li supereremo e durante la notte faremo difficoltà a dormire perché le temperature minime difficilmente scenderanno al di sotto dei 25 gradi. Si tratterà quindi molto probabilmente dell'ondata di caldo più intensa e duratura di questa estate che difficilmente dimenticheremo anche nei prossimi anni. Vediamo perché con l'aiuto della grafica. E infatti nella giornata di oggi comincerà questa ondata di caldo molto intensa sulla Puglia, con temperature che già nel corso di questa giornata raggiungeranno i 40 gradi sul Tavoliere, intorno ai 35-39 gradi sul resto della regione, qualche nube in più sul Foggiano, in un contesto quasi ovunque sereno invece dal Varese verso il Salento, ventilazione dai quadranti sud-orientali. Benissimo, allora ricordiamo ancora una volta, prima di chiudere questa lunga edizione di Dai Break 24 Olimpia, che è arrivata poco fa e l'abbiamo raccontata in diretta, la medaglia d'argento di Diana Bacosi nella finale dello skeet donne, quindi medagliere italiano aggiornato con un oro, due argenti e quattro bronzi. Per il momento dunque noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo alle
12:45 con Olimpia Day per rivivere questa intensissima mattinata olimpica con tante medaglie che sono arrivate, di cui una in diretta ve l'abbiamo raccontata, e poi naturalmente stasera alle 18:45 con Evening News. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa prima parte di mattinata olimpica e a più tardi.